Oh, finalmente riesco a farmi il mio vetto bollito. Va che bello, va che bello, era buonissimo. Signora non si cazzi, signora non si cazzi. Suo figlio era buonissimo, voglio essere onesto. Salve a tutti, sono Dolon Gamer e bentornati su Suicide Guy. Beh, il ciccio a quanto pare sta ancora dormendo e la bottiglia di birra rischia ancora di cadere. Se vi siete persi il primo episodio correte a vederlo perché veramente questo gioco è qualcosa di folle. Abbiamo affrontato veramente dei livelli al limite della pazzia, ma riusciremo prima o poi a far svegliare il nostro orso Baloo versione umana? Buona visione! E ok, rieccoci nella cucina. Come potete vedere abbiamo già superato un bel po' di livelli, ma non posso trattenermi. Oh mio Dio, quando mi metti la Portal Gun mi sale la maternità videoludica, porca di quella porca. No, vabbè, hanno rifatto Portal. Hanno rifatto Portal versione un pochettino pucciosa. No, no, prendi l'oggetto, perfetto. Cos'è? È la statuina del livello di prima? Oh. Non so se era quello che dovevo fare. Portal non funziona così. Ah, non ci credo mai nella vita. Beh, non è fatto bene quanto Portal, ma è fatto molto bene. Aspetta, vediamo di buttare anche questo dentro. Ciccio, tu dovresti finire dentro. C'ho la Portal gambagata, ma porca di quella Portal. Allora, lo sanno tutti che un metodo per uccidersi su Portal è di sicuro mettere un portale sopra l'altro e prima o poi andare avanti e spiaccicarsi malo malo. Spiaccicamento in 3, 2, 1. Au, au. Fatto malissimo. Nella vita vera penso che una raggiunta la velocità terminale fareste veramente una brutta fine. Ok, era un livello abbastanza breve, ma se ho capito alcuni dei livelli torneranno più avanti. Allora, questo era il tavolo numero 6, tavolo numero 7, cos'è? Cos'è? C'ho paura onestamente di cliccare. Oh no no no, non Super Mario. Non Super Mario, beh, non mi dire che si spaccano i cosi. No, speravo di poterle spaccare. Però sembra che io ci possa interagire. Oh, le posso prendere e portare in giro, davvero? Ma perché? Aspetta, le posso riamusare per fare le scalette, davvero? Oh, e dove le metto? Rimangono. Ottimo, aspetta, vai su, vai su. Oh, mio Dio, ci credo mai la vita. Aspetta, recuperiamo anche l'altra. E il bello è che c'è pure il simbolo di pericolo. Vabbè, fotte sega, questa ce la portiamo con noi. Vediamo un po' se riusciamo tipo a farci una scaletta. E ogni volta la alziamo un attimino. Aspetta che non volo sotto male, perfetto. No, no, ok. Salta, perfetto. Continuiamo a portarcene dietro. Sono finito dentro la scatola, aiuto. Ho fatto danni. Il gioco, per chi se lo domandasse, è anche un attimino iperbuggato, aspetta. Ok, cos'è quella roba? Ma vabbè, spero che la principessa sia nel castello, se no parte... Oh mio Dio, i peggio porchi. No, sei morto! Ma come? Fosse stato vivo mi potevo farti uccidere malo malo. E che due maroni. Ok, ovviamente c'è la parte del parkour. Ce la possiamo fare. Ciccio, tieni dentro la panza, mi raccomando. Ok, fin qua tutto bene. Beh, laggiù come ci arrivi? Oh no, non mi dire che usare una delle scatole per arrivare fin laggiù. Oh, ce l'ha fatta! Come hai fatto a tirarti su? Non so come ce l'ha fatta. Funghetto più scatoletta. Ok. Guardala che c'è ancora l'altra parte della mappa. Allora, il funghetto è qui e ci possiamo calare due droghe. Non lo vedo messo benissimo. Quindi mettiamo il funghetto qui e anche la scatola. Aspetta, piano. Wow, wow, che ho fatto? È diventata più grande la scatola. Oh mio Dio, aspetta. È geniale. Appoggiamo la scatola. Ci appoggio il funghetto, la scatola cresce. Porta dietro il funghetto. Mi sono chiuso fuori perché sono un pirla. Buono. Oh, stavolta ce l'ho fatta. E c'ho anche il funghetto dietro. Allora, buttiamo di sotto il funghetto che ci potrebbe tornare utile. Speriamo che... se te lo metti sul pisello potrei... No vabbè, lasciamo stare, non facciamo esperimenti. Allora, là sopra ci sono un po' di scatole. Quindi c'è un parkour semplice. Ok, non dovrebbe essere troppo problematico. Vai. No, aspetta, sono caduto ma porca. Che evitiamo di morire di nuovo, bravo ciccio. Cos'è sta roba? Cosa sei tu? Wow, è il cappello di Luigi. Ho trovato il cappello di Luigi. Scusi che mi porto giù il cubo, porti pazienza. Posso interagire col cappello in qualche modo? No, che peccato. Allora, portiamoci tanto indietro il cubo e dovremo probabilmente fare un passaggio anche da sta parte. Perché spingo quelle cavolo di radio? Oh, e là c'è il cappello di Mario. Quindi dobbiamo farci... Aspetta un attimo. Ma dobbiamo semplicemente farci buttare su dal tubo sulla trappola. Non è un problema. Però potremmo anche tentare di salvare la principessa. Guarda che sono tutti morti. Ma che due maroni, ma proprio quando arrivo io. Probabilmente Super Mario è passato qua prima di noi. Maledetto rompicoglio. Beh, posso entrare qua, davvero. Oh! Buongiorno, dove sono finito? Siamo
sulla parte sotto. Non mi dite che ci sono parti facoltative che mi permettono di completare i livelli in maniera più completa? Da qua si torna su. E qua sotto invece servono... Ah, servono 3 cubi per arrivare fin là sopra e da lì ci butta verso l'alto. Ok, almeno l'abbiamo capita. Allora, intanto uno lo mettiamo qui e lo facciamo crescere con il funghetto. Vai. Perfetto, buongiorno. Scusi, mi porto dietro anche i funghetti. E questo l'abbiamo recuperato. Oh, c'è la piattaforma che mi permette di tornare fuori. Aspetta, grazie, buongiorno. Ma dimmi te il mondo Super Mario. Almeno sappiamo che il nostro protagonista, oltre ad essere un imbriacone, è anche un videogiocatore. E quindi adesso ci possiamo pian pianino fare la scaletta con i 2 cubetti. E voilà, uno. E direi che questo è il secondo. Non è che poi si scopre che il protagonista in realtà era Super Mario. No, perché sarebbe veramente un colpo di scena incredibile. Ce la posso fare. No, non mi scivolare in G. Ok, ce l'ho fatta. Buono, abbiamo tutti e 3 cubi stavolta per davvero. Quindi dovrò praticamente portarli di sotto. Ah, che lavoraccio. Poi scusa, dice che ho bisogno di 3 cubi, ma siamo sicuri che facendo un saltino iperfaigo non ce la faccio? Secondo me con 2 è fattibile. Beh, se lo mettiamo abbastanza in alto, in teoria... Aspetta, salto 1, no, pia, ce la puoi fare, salto 1, salto 2... Perché sei saltato oltre? Ok, e con solo 2 cubi ce la possiamo fare. Olè, vai, la mia morte! E olè, au! E almeno è andata come avevamo previsto e abbiamo usato ben un cubo in meno. Quest'ultimo livello è stato veramente un lavoraccio, porco cane. Allora, livello 7 a posto, livello 8 cos'è? Il faro. Panino. Scusate, è stata una giornata difficile. Ok, il faro. Dimmi che non è Life is Strange, ti prego. Wow, siamo su un grandissimo faro. E non è quello che ho costruito su Colony Survival. Questo è fatto un attimino meglio. Cos'è? Oh mio Dio, aspetta, dobbiamo fare in modo che fuori niente una nave si schianti. Non ci credo. Beh, c'è un iceberg laggiù. Allora, spegniamo. Oh, ho trovato la lampadina. Perfetto. Allora, abbiamo una lampadina che possiamo mettere dove? Qua dentro. Vai. Perfetto. Ed è pieno di se cavolo di statuine. Cosa diavolo me ne faccio delle statuine del ciccio? Oh, ma ci sono collezionabili in giro. Non lo sapevo. Ok, e adesso dobbiamo puntare probabilmente la luce addosso a tutte le navi che passano. Aspetta, aspetta, ce n'è una laggiù, ce n'è una. Wow, ho fatto sciogliere un iceberg. Aspetta un attimo, se sciolgo gli iceberg si alza la marea. No, questa non l'ho capita. Oh, c'è un altro iceberg di là, aspetta, aspetta. C'è la Madonna, poi che cavolo di faro potente con una semplice lampadina, Ok, non credo che l'acqua funzioni così, ma lasciamo stare. Quindi quella nave laggiù a che diavolo serve? Perché c'è una nave laggiù. Wow, buongiorno. Signor Moby Dick, non mi aspettavo di vederla qua. Che cacchio? Mi sono preso un colpo della Madonna. Ok, puntiamo il faro su Moby Dick a sto punto. No, Moby Dick non gradisce il faro. Se ne è andato tutto incazzato. Signor Moby Dick, torni a giocare con noi. Oh, si è incazzato. Si è decisamente incazzato. Ok. Mi hai sfondato il faro, no. Stai buono. Signor Moby Dick, stia buono. Porco cane, mi sono cagato in mano. Oh mio Dio. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Grande, aiuto. Ok, no. È la Madonna. Salve, buongiorno. Aspetti che le punto. Oh, il faro si è rotto. Ripara sta cavolo di lampadina, veloce. Signor Moby Dick, cosa sta guardando? Questo è Moby Duck, non Moby Dick. Guardi che l'opera sbagliata. Niente, il faro è andato. Vediamo di rimettere la lampadina qua dentro e lo accechiamo in qualche modo. Ok, ho fatto ripartire la lampada e mo t'acceco. No, non vada via. Forse l'ho accecato, c'ho gli occhi sensibili alla luce. Ok, ora da dove mi attaccherà? Da che lato può attaccare? Da qualunque lato, c'ho paura. C'ho tanta paura. Certo che sto ciccio veramente... Buongiorno, ne possiamo parlare? Aiuto. Oh. Cioè, no, scusate, nell'ultima parte giurerei che Moby Dick stesse volando. Ah, perché era Moby Duck, non Moby Dick. Cioè, sto tizio è messo tanto male, No, davvero, quest'ultimo sogno mi ha messo un po' di ansia anche a me. Cos'è stavolta? Cos'è? Cosa? Oh mio Dio. Penso di aver capito come dobbiamo morire. Tipo il primo livello, dobbiamo buttarci da lassù. Ma guarda che se ti butti anche da qualche piano inferiore sono sicuro che tanto bene non ti fai, Che minchia di edificio è? Allora, proviamo a usare questa scatola per andare al di là di questo muro. Allè, perfetto, buongiorno, parkour scelgo te. Che diavolo? Sì, ma non è normale. Ok, parkour. Beh,
Ce la facciamo? Non sono sicuro che tu ce la faccia adesso ad arrivare qua su. Sapevo che uno era inganno. Allora, evitiamo di farci fregare. Stavolta salto unico. Olle! Ah, cos'è? Ok, bisogna dire che gli sviluppatori c'hanno tanta fantasia, eh. Non so chi ci abitasse qui, però aspetta, allora. C'è una scatola piccola qua sotto. È una struttura tanto bizzarra. Probabilmente dobbiamo portarci la scatola fin là. Allora, intanto lanciamola là sotto, perché se dopo che ho fatto tutto il giro poi scopro che manca la scatola, mi metto a piangere tantissimo. Vai, lancia la scatola. Au, au, mi è caduta in testa. Allora, mi piace. Se sono qui la scatola non c'è. Se vado qui la scatola ricompare. Ok. Oh, non mi dite che devo fare tutti i salti precisi senza sbagliarne uno con la scatola addosso. È impossibile. Ok. Ok. Ok, ce l'ho fatta, incredible. Incredible, ce l'ho fatta. Sali, sali, non rompere le palle. Ok, bello che questo gioco non solo non è checkpoint, ma tende a bloccarsi parecchio. Cosa devo fare? Allora, dobbiamo andare lassù. Qui ci sono delle scatole che forse possiamo spostare in qualche modo. C'è un passaggio che dobbiamo fare da qui a là. Tutt'altro che semplice, vediamo un po'. Allora, questa intanto la spostiamo qui, così possiamo fare hop hop. Qua possiamo arrivarci, un'altra serve lì. Quindi la mettiamo più o meno sotto la porta qua, vediamo. Salto lì, e no, aspetta, dobbiamo metterla un po' più in qua. Ok, più o meno, però un salto comunque rischioso. E l'ultima la mettiamo fra queste due. Ok, in teoria abbiamo fatto tutto corretto. Non mi dire che me la sono andata a complicare io, eh. Ok, vai, vai, perfetto, piano. Ok, salto importante uno, ok, ok, vai ciccio, madò, questo è lungo, questo è lungo, ok, ce l'ha fatta, aspetta che non sminchio gli ultimi due, e olè, oh, come fai con sta ciccia, è una roba incredibile, quest'uomo mi stupisce ogni passo, wow, questa sta di sale imponente, la porta però è chiusa, e noi da dove passiamo, forse da lassù, allora, proviamo a vedere se riusciamo a salire, ciccio, te e i sogni a scalate verticali. Sotto a calci in culo, eh. Ok, ora che siamo qua su, salimi qua. Piano. Piano che mi caco con le altezze. Ah, c'è l'uscita di là. C'è l'uscita di là. Devo solo evitare di cadere di sotto mentre sono sulle travi. E dovremmo essere a posto. A meno che non compaia un panino all'improvviso, che il tizio ci si butta, dovremmo aver fatto. Oh, no, davvero la casa del vicino di Hello Neighbor è meno articolata, eh. Ho non mi cominciato a darmi i bivi. Vabbè, andiamo di qua. Ok, da qualche parte sono arrivato. Non so dove, ma da qualche parte sono arrivato. Dai, ormai ci dovremmo essere. No, ho parlato troppo presto. A quanto pare dobbiamo ancora scalare. Il parkour è molto forte in questi ultimi livelli, eh. No, sali, non rompere le balle. Ok, non sono sminchio gli ultimi due. Dovremmo essere a posto. Dai, dimmi che siamo arrivati. Quanto manca ancora? Ok, sto salendo parecchio. Sto salendo tanto. Oh, finalmente! Mamma mia! Mai fatta tanta fatica per suicidarsi, eh? Ma davvero? Ah, mi cacco! Mi sono dimenticato che ho problemi con l'altezza! Ok, ce la posso fare. Spero che se piglio male la X... Presa in pieno! Presa in pieno, la mira di The Long Gamer è una cosa incredibile ogni tanto. Ah! Madò, li stanno complicando veramente un sacco. Spe che ho fatto veramente un sacco di strada prima. Ottimo. E stavolta... Oh, una tastiera! Dai che mi sale il livello nerd. Ok, a quanto pare stavolta siamo in un ufficio. E ci sono un bel po' di cosi dell'acqua, quelli d'emergenza. In qualche modo dovremmo farli scattare. Un distributore dell'acqua, ma lo posso portare in giro. Dimmi che c'è qualcosa, dammi due merendine. C'è una porticina tipo minuscola. Cos'è sta roba? Ok, vediamo un po'. Sembra che non ci sia nessuno nel nostro subconscio. E siamo anche chiusi dentro. Ah, c'è una finestra aperta, bastava di... No, ila, siamo parecchi in alto. Però non mi posso suicidare. Ci ha messo le ringhierine, maledetti rompipalle. Perché mi ha fatto chiudere la finestra? Oh mio Dio, devo scatenare un principio di incendio. Con la finestra chiusa, in teoria i rilevatori antincendio dovrebbero scattare. Mi sembra tutto chiuso. Oh, c'è un computer qua. Windows XP, quanti ricordi? Vediamo un po'. Ok. Aspetta un secondo. Però mi hanno spento il computer. Non posso contare il principio di incendio. Lo posso portare via? Probabilmente lo posso collegare da qualche altra parte. Però ci sono i deranti dappertutto. Non qui. Qui non ci sono. Allora, vediamo se... Non penso che il computer funzioni in remoto. Vediamo un po'. Ok. Sì, funziona anche il remoto. E stavolta non è riuscito a spegnere l'incendio. Ok, sta salendo il livello dell'acqua. Non so come questa cosa sia possibile.
E ora che il livello dell'acqua è salito, però non siamo ancora morti. Ci serve una scarica elettrica, ci serve una scarica elettrica che ci uccida. Vediamo un po', cerchiamo di spostare gli vari oggetti. Forse da qualche parte c'è una presa. Oh, posso mettere le dita sulla presa elettrica? No, non posso farlo. Oh mio Dio, l'acqua fuoriesce dal buco. Aspetta un secondo. Ci mettiamo il distributore davanti e dovremmo essere a posto. Ok, il livello d'acqua sta salendo. No, non mi dire che rischio di morire affogato in ufficio. Come ho fatto ad affogare in ufficio me la dovete spiegare. Ok, quest'ultimo livello mi ha spiazzato un attimino. Affogato in ufficio proprio non me l'aspettavo. Oh, e sembra che l'orologio stia andando avanti parecchio. Direi che non ci resta tanto tempo prima di doverci svegliare e di recuperare la bottiglia di birra. Non può cadere a terra, dobbiamo salvare quella bottiglia di birra. Ma purtroppo per questo episodio è tutto. Siamo andati parecchio avanti con i livelli. E il prossimo cos'è? Un uovo? Credo sia un uovo, mi sa che ci sono anche i dinosauri di Ark. Ma porca di quella porca. Appena volta che non registro Ark, a quanto pare Ark viene da me. E ok, dai, io direi che anche per questo episodio di Suicide Guy è tutto. Lasciate un bel mi piace per continuare la serie. Candidati per aiutare il canale a crescere. E noi ci vedremo nel prossimo sogno. Ciao ciao!